molto interessante, anche ovviamente molto motivante, perché abbiamo verificato che durante questo incontro sono uscite proprio tutte le problematiche più importanti e soprattutto siamo perfettamente allineati nel fatto di far presente che l'agente immobiliare si è già trasformato da tempo in consulente immobiliare e quanto in realtà sia necessario che questa figura si completi con conoscenze sempre più vaste e soprattutto sappia poi gestire il proprio lavoro non mettendo in difficoltà il cliente, cosa che è fondamentale in un momento di così grave e grande difficoltà. Ci siamo già iniziati a preparare dal 2008 ad oggi, è vero anche che magari un titolo di studio può assistere no, questa parte e comunque io credo che il consulente immobiliare sia poi il futuro, perché chiaramente il cliente, visto anche le cifre che paga no, nell'intermediazione, ha anche il diritto di essere assistito in tutte le fasi con una professionalità completamente diversa rispetto al passato. La ripresa c'è soprattutto nella fascia alta. Vabbè, le Marche, come penso tante regioni d'Italia, sono state un po' diciamo massacrate a livello di possibilità di lavoro e chiaramente se non c'è lavoro ovviamente la casa non si può acquistare. E, questo ha portato a una diciamo differenziazione proprio delle fasce, per cui si è incrementato invece di molto il lavoro nella fascia alta, che ha aspettato un po' la riduzione dei prezzi per affacciarsi ed acquistare concretamente, invece si è un po' ovviamente indebolito il mercato medio e medio basso. Però diciamo per noi questo è stato anche positivo, perché abbiamo incrementato le cifre intermediate e quindi ovviamente con una soddisfazione economica maggiore, per cui direi che ci possiamo ritenere soddisfatti del lavoro fatto, ripeto, preparandoci tantissimo a tutti i livelli e assistendo il cliente tantissimo, soprattutto nella prima fase psicologicamente e poi successivamente a livello finanziario, a livello di consigli tecnici per le ristrutturazioni, a livello di esame delle polizze assicurative, delle polizze fideiussorie che coprivano no, i loro acconti dati ai costruttori, eccetera, eccetera.